Il 15 marzo in Italia si celebra la giornata contro i disturbi alimentari, conosciuta come la giornata del fiocchetto Lilla. Il Comune di Torino e la città metropolitana lanciano in questa occasione un appello alla Regione Piemonte. Servono 1,5 milioni all'anno per finanziare una legge regionale dedicata ad aiutare i pazienti contro i disturbi alimentari, per fare prevenzione e soprattutto informazione. Il 15 marzo è la giornata contro i disturbi alimentari. Cosa propongono i nostri enti? I nostri enti propongono di rafforzare il coordinamento tra i servizi che si occupano di questa patologia, anzi di queste patologie, che purtroppo dopo la pandemia sono diventate più diffuse, più striscianti, colpiscono un po' tutte le fasce di età, ma è diventato un problema endemico soprattutto nella fascia adolescenziale. Occuparsi di disturbi alimentari significa rafforzare e mettere in rete il servizio sanitario, il servizio socio-assistenziale, ma anche la scuola, i servizi informativi e tutti i servizi culturali e tutti quanti si occupano di politiche giovanili. Noi con questo documento tanto chiediamo alla Regione Piemonte di mettere il giusto finanziamento sulla nuova legge che istituisce il coordinamento dei centri per i disturbi alimentari a livello regionale, e chiediamo anche per parte nostra, cioè ci impegniamo come Comune di Torino a potenziare e rafforzare questi servizi soprattutto a livello di coordinamento, perché è molto molto importante in questa patologia rilevarne, prima di arrivare all'acuzie, rilevarne la presenza. Questa forza con la città di Torino in occasione di questa giornata che riguarda soprattutto tante giovani generazioni, purtroppo. Esatto, abbiamo visto come con la pandemia e il lockdown ci sia stato un aumento del 30% delle malattie legate ai disturbi alimentari. È importante portare avanti progetti legati alla sensibilizzazione, ma anche dare sostegno ai centri che oggi sono in prima linea per prendersi cura dei giovani, che è importante sottolineare non sono solamente donne ma anche uomini, che stanno affrontando questo lungo percorso di reinserimento e di superamento di una malattia che più che altro è psicologica e mentale. Quindi come città metropolitana, come Comune di Torino, avremo anche appunto il sostegno della Regione, è importante portare avanti le politiche legate alla sensibilizzazione ma anche alla prevenzione.